Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi, come già potete vedere appunto nell'inquadratura, utilizzerò il metodo del Palazzo degli Dei. Questo metodo è utilissimo nel momento in cui dobbiamo andare ad indagare una determinata situazione, però nel dettaglio. Di conseguenza, quest'oggi ci andremo ad occupare di una situazione un po' delicata, cioè voi avete una storia clandestina con un uomo impegnato, però non vogliamo analizzare tanto il vostro rapporto con quest'uomo, ma il rapporto di quest'uomo con la compagna ufficiale. Quindi vogliamo cercare di capire come lui effettivamente vive il suo rapporto con la moglie, ad esempio. Nel caso in cui sia una persona sposata, piuttosto che con la convivente. Vogliamo cercare di capire che tipologia di rapporto hanno e ovviamente analizzeremo il loro rapporto nell'evolversi del tempo, cioè a partire da un passato più lontano ad un passato più recente, sino ad arrivare al presente per poi arrivare appunto al futuro. Cercheremo anche un po' di capire l'entourage attorno a loro, quindi parenti, famiglia allargata, amici, colleghi, piuttosto che soprattutto l'aspetto economico, finanziario e professionale di questa coppia. Cercheremo di capire che cosa lui non fa e che invece dovrebbe fare per migliorare la situazione ed eventualmente, finalmente, per decidere, per scegliere. Cerchiamo quindi un po' di capire il loro rapporto, ok? Allora, io inizio a mescolare gli arcani, quindi per chiunque sia incappato in questo video, per il principio di sincronicità che guida ogni mia stesa, cerchiamo quindi di capire come lui vive il rapporto con la moglie. Come lo ha vissuto nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, com'è ad oggi e come sarà. Cerchiamo un po' di capire se quest'uomo potrebbe eventualmente, appunto, decidere e scegliere. Vediamo un po'. Allora, perfetto. Allora, questa stesa è davvero molto bella, a mio avviso, anche proprio a livello di disposizione, secondo me, proprio sul piano della stesa. Pare proprio un palazzo che punta in alto verso il karma. Vediamo un po', appunto, il rapporto tra lui e questa donna. Prima posizione,
il passato più lontano, quindi il rapporto tra lui e lei nei mesi scorsi, addirittura anche negli anni scorsi. Vediamo un po'. Il 7 di Pentacoli. Allora, lui ci credeva nel rapporto con questa donna e lei anche, nel senso che evidentemente hanno anche investito 7 di Pentacoli, perché è la carta dell'investimento. Hanno investito denaro, hanno investito anche progettualità. Potrebbero anche aver avuto dei figli, perché il 7 di denari significa raccogliere ciò che si è seminato. Quindi potrebbero aver comunque parlato anche di avere dei figli. Sicuramente è una coppia che da un punto di vista sentimentale ha un po' poco, nel senso che il 7 di Pentacoli ci parla di un rapporto tra due persone che possono avere ideali comuni, progetti comuni, però amore un po' poco. Sì, ci può essere tenerezza, ci può essere affetto, tanto affetto, parliamo di Pentacoli, ma non c'è quell'amore travolgente. Mi sarei aspettata, ad esempio, un asso di coppe, quindi all'inizio del loro rapporto un innamoramento. Invece qui abbiamo una coppia che sembra più un SPA, diciamo. Due persone che in qualche modo, vi ripeto, si sono messe insieme perché condividevano un qualcosa di materiale, Pentacoli. Per esempio un'attività, magari si sono conosciuti sul posto di lavoro, oppure persone che in qualche modo condividono appunto dei beni, per esempio case, appartamenti, terreni, eredità. Quindi sono comunque persone che hanno dato sempre molta importanza all'aspetto economico e su questo hanno basato il loro rapporto. Cioè la vera ed unica base del rapporto di queste due persone è sempre stata la materialità, il benessere, il godimento di beni monetari o comunque anche, vi ripeto, di beni immobili che potessero assicurare a lui e a lei un futuro, quindi un investimento futuro, quindi il trascorrere assieme, per esempio, un'ottima vecchiaia, ok? Vi ripeto, sono persone che hanno investito molto, probabilmente anche proprio a livello di investimenti finanziari, quindi potrebbero essere azioni, potrebbero essere appunto investimenti bancari, cioè sono persone che in realtà hanno in comune una cosa, l'amore per il denaro. Quindi evidentemente sono due persone che o appartengono entrambi o uno dei due a un segno di terra, quindi Vergine, Capricorno, Toro, oppure entrambi o uno dei due ha l'ascendente in un segno di terra, oppure entrambi o uno dei due ha un tema natale ricco, ovviamente, di segni di terra nei vari pianeti, nei pianeti probabilmente anche principali che strutturano la nostra personalità, cioè la Luna piuttosto che Venere, piuttosto che Mercurio e Marte. Perché effettivamente hanno scelto l'un l'altro, un compagno, un partner, adeguato alla loro progettualità, al loro modo di vedere la vita. Quindi vi ripeto, non è stata una grande passione, assolutamente no. Non è stato, vi ripeto, un asso di coppe. È stato un rapporto probabilmente anche nato da un'amicizia, da un conoscersi profondo. Quindi o sono due persone che si conoscono da tanto tempo, perché il 7 di Pentacoli rappresenta proprio un tempo lungo, quindi o sono persone che si conoscono dall'infanzia, per esempio, o comunque sono persone molto affini, talmente affini a livello proprio di spiritualità, a livello di anima, che queste persone sentono quasi di essersi conosciute da sempre. Vediamo un po' invece il passato più recente, quindi per esempio gli ultimi giorni, le ultime settimane.
Vediamo un po'. Aia, l'otto di coppe. Allora, vabbè, qui la situazione è però è precipitata, mamma mia. Allora, ragazze, l'otto di coppe è la carta dell'allontanamento, come il sette di pentacoli è la carta dell'investimento, l'otto di coppe è la carta proprio dell'allontanamento. Tra l'altro parliamo di coppe, quindi anche quel minimo di tenerezza che c'era tra queste due persone, ora se n'è proprio andato, perché in realtà l'otto di coppe rappresenta, guardate, qualcuno che si allontana da ovviamente una situazione molto pesante, quindi da un campo di battaglia. Questo templare si sta allontanando appunto da un campo di battaglia per invece appunto salpare verso nuovi lidi, verso una situazione di maggior chiarore. Quindi questa persona in realtà obiettivamente ha capito che il rapporto con questa donna è finito. Quindi, se non l'ha già fatto, questa persona ha intenzione di farlo. Cioè, questa persona ha intenzione proprio, e ci ha pensato tanto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, di allontanarsi da questa donna. E evidentemente però anche lei, ragazzi, perché questa è una posizione che riguarda entrambi, quindi il loro rapporto ovviamente si è deteriorato, ma ragazzi, io ve lo dicevo, questo non è un rapporto che mi è partito con un asso di coppe, un due di coppe, piuttosto che la carta del mondo, piuttosto che la carta degli amanti. Questa è una coppia che mi è partita con un sette di pentacoli, quindi la base è veramente molto labile, quindi ci sta che ovviamente, mi sembra logico che queste due persone si siano, vi ripeto, entrambi, sia lui che lei, abbiano appunto capito che il loro rapporto ovviamente è finito, ok? E che quindi in qualche modo devono prendere una decisione. L'otto di coppe è una carta di grado 8. Le carte di grado 8 rappresentano una profonda riflessione che l'individuo fa in riferimento alla propria situazione, ok? In questo caso ovviamente è una riflessione profonda che riguarda i sentimenti. Quindi questa persona ormai ha la consapevolezza che il rimanere in quella situazione farebbe più male che bene, nel senso che è una situazione ormai troppo deteriorata e che ovviamente non porterebbe a nulla, cioè non c'è più possibilità di recupero. L'otto di coppe è una carta ovviamente a livello numerale tra le ultime posizioni, quindi successivamente abbiamo il 9 di coppe e 10 di coppe, quindi la chiusura di un ciclo per aprirne ex novo un altro. Di conseguenza questo 8 di coppe rappresenta una vera e propria presa di coscienza, una consapevolezza, anche se amara, però, perché l'8 di coppe rappresenta comunque la tristezza interiore, quindi una consapevolezza, vi ripeto, amara, del fatto che il loro rapporto probabilmente è più giusto che si interrompa, piuttosto che in qualche modo invece si porti avanti. Perché ovviamente comporta sofferenze? Perché è chiaro che, vi ripeto, le carte di grado 8 rappresentano un'introspezione. Quindi rappresenta sicuramente un guardarsi dentro e quindi anche nelle proprie zone d'ombra. Questa persona ha tradito la compagna con voi, ok? Quindi è chiaro che l'otto di coppe mi include anche, ad esempio, rimorsi, sensi di colpa. Cioè questa persona sa che in realtà anche lui non si è comportato splendidamente, ma probabilmente anche lei. Perché vi ripeto che questa è la posizione di entrambi. Quindi entrambi hanno contribuito a rovinare il loro rapporto con dei comportamenti non sinceri e non puliti. Ok, parliamo di un otto di coppe. Quindi, vi ripeto, è una coppia che già mi è partita male da un punto di vista sicuramente sentimentale. E però, devo dire la verità, questa loro presa di posizione, questo esserselo detti, evidentemente comunque è un segno di maturità. Quindi non sono sicuramente due persone sciocche, legate morbosamente al loro status quo. Evidentemente hanno capito che qui qualcosa non va e che è giusto abbandonare il campo per trovare ovviamente una via migliore. È una carta
che lascia molta tristezza l'otto di coppe, però obiettivamente, vi ripeto, è importante che abbiano comunque già iniziato a dirlo a se stessi innanzitutto, ma evidentemente magari anche a comunicarlo all'altro. Allora, vediamo la situazione del presente, appunto, il 4 di spade. Allora, il loro rapporto è in stand-by, Io non so se quest'uomo ve lo ha detto, se questa persona vi ha comunicato questa cosa, però il 4 di spade rappresenta proprio il fermo. Quindi il loro rapporto in questo momento è proprio come quest'uomo, come questo guerriero che è malato, che è stanco. Il loro rapporto, ve l'ho detto, è un 8 di coppe, quindi è un rapporto malsano ormai, è un rapporto dove si soffre. E basta, è un rapporto malato, ok? Quindi questa persona, vi ripeto, non so se ve lo ha comunicato, anche se non credo lo abbia fatto, perché sono carte comunque di menzogna, anche di nascondimento, quindi ho l'impressione che questa persona non vi abbia detto proprio tutto. Di conseguenza, molto probabilmente è un momento di stand by. Cioè, o si sono dati del tempo per cercare di capire come in qualche modo gestire il loro rapporto e come portarlo avanti, o come chiuderlo definitivamente, perché obiettivamente il 4 di spade rappresenta proprio il bisogno di fermarsi, di ritemprarsi da un punto di vista proprio energetico. Però, essendo un 4 di spade, potrebbe anche essere che uno dei due non stia bene da un punto di vista psicofisico. Quindi, evidentemente, se ancora queste persone stanno tuttora insieme, perché a mio avviso sì, ma è dovuto appunto al fatto che devono cercare o di capire come appunto procedere per cercare di fare meno danni possibili, oppure perché una delle due persone, mi auguro non entrambi, è in uno stato anche di salute precaria, quindi uno dei due non sta molto bene da un punto di vista psicofisico. Di conseguenza è un momento di stasi nel loro rapporto. Dunque, se vedete questa persona, ragazze, più distante anche proprio da voi o comunque più distaccata, sappiate che è dovuto a delle preoccupazioni, questo comportamento, piuttosto importanti, che riguardano il cuore, perché questa persona ha capito. Abbinamento coppe spade, quindi ci sono dei ragionamenti, le spade, sul cuore. Quindi stanno cercando di razionalizzare quello che provano, quello che sentono l'uno per l'altra, per riuscire a capire, vi ripeto, come poter procedere. Però è una situazione di fermo, quindi potrebbe essere che per esempio uno dei due non dorma più nella casa coniugale, probabilmente, oppure vivono e convivono ancora sotto lo stesso tetto, ma appunto si sono presi del tempo. Vediamo il vostro comportamento in tutta questa situazione. Il 7 di spade. Allora, voi avete un atteggiamento piuttosto ostile nei confronti non di lei o di lui, ma della situazione. La cosa veramente non vi piace più, 7 di spade. Avete molto probabilmente pensato di chiudere con quest'uomo, perché siete stanche, evidentemente, del fatto che questo rapporto, nonostante, cioè il rapporto con la compagna ufficiale, nonostante sia palesemente, e qui ve lo confermano addirittura anche gli arcani, sia un rapporto ormai praticamente in chiusura, quest'uomo non abbia ancora deciso che cosa fare, o comunque non abbia ancora preso una decisione fatta e finita. Quindi avete un atteggiamento di appunto ostilità, nel senso che il 7 di spade rappresenta la carta del menzognero, di colui che offre un volto, però in realtà dentro di sé cova comunque del rancore. Quindi state un po' facendo buon viso a cattivo gioco, cioè state esaurendo la vostra pazienza. Quindi è come se aveste cercato di nascondere a quest'uomo
la vostra stanchezza nei confronti della situazione, ma vi state rendendo conto che obiettivamente qui la situazione sta diventando un po' paradossale, perché non riuscite a capacitarvi del fatto che quest'uomo, pur non amandola più e tradendola, perché è chiaro, in realtà continui a stare con questa donna bloccando voi, perché in realtà crea anche un blocco nei vostri confronti. Cioè, il 7 di spade rappresenta chi accetta la menzogna, ma in realtà non ne vuole fare parte. Cioè, voi avete accettato di essere, tra virgolette, l'amante di quest'uomo, ma in realtà non fa parte delle vostre corde l'esserlo. Cioè, non siete una donna che andrebbe avanti a ricoprire questo ruolo ab eterno. Quindi, molto probabilmente, questo, vi ripeto, è un arcano in una posizione del presente. Il presente in tarologia può riguardare il presente vero e proprio, ma anche un passato più recente, ma anche un futuro più prossimo. Di conseguenza, o ci state già pensando, o potrebbe accadere che voi prendiate un'altra strada, cioè che voi nascostamente, quindi voi di nascosto, iniziate a frequentare un'altra persona, perché il 7 di spade rappresenta anche il tradimento. Quindi molto probabilmente avete iniziato o inizierete a guardarvi attorno. Per esempio sui social, piuttosto che da un punto di vista professionale, perché evidentemente vi siete proprio stancate di questa situazione. Vi siete stancate del suo continuare ad agire in maniera così poco risoluta, nella menzogna, nella bugia. Non vi va più di essere trattate in questo modo. Di conseguenza, molto probabilmente, vi ripeto, inizierete a guardarvi attorno e quindi probabilmente anche ad accettare una sorta di, diciamo, flirt, di confidenza con un'altra persona, perché siete proprio stanche. Quindi o è già successo, o sta succedendo, o succederà, perché arriverete proprio ad un punto che per voi rappresenta quasi una chiusura, perché il 7 di spade rappresenta proprio la chiusura, non di lui nei vostri confronti, ma voi nei confronti di quest'uomo, perché siete stanche. Vediamo quali sono però appunto i veri blocchi tra lui e questa donna, cioè perché le cose non vanno avanti, perché ancora ad oggi non decidono. Qui abbiamo l'8 di bastoni e il 10 di pentacoli, mamma mia, queste due persone hanno il terrore di comunicare alla famiglia, perché l'8 di bastoni sono proprio le comunicazioni e il 10 di pentacoli ovviamente si evince già appunto dalla carta, rappresenta proprio l'ambiente famiglia. Quindi queste due persone temono tantissimo il giudizio degli altri, ve l'ho già detto all'inizio con il 7 di pentacoli, queste sono due persone che hanno investito molto, quindi anche a livello economico, per cui temono che appunto rovinando il loro rapporto e lasciandosi possano causare delle problematiche. Guardate di nuovo pentacoli, perché anche il 10 di coppe rappresenta la famiglia, però in questo caso è venuto ovviamente l'aspetto materiale, ma ve l'avevo già detto dall'inizio, questa è una coppia veramente che pensa unicamente al denaro, mamma mia. Quindi sono chiaramente due persone che temono il giudizio degli altri, temono di doverlo comunicare ai propri familiari, alla propria famiglia di origine, alla propria famiglia allargata, e temono che questo possa causare appunto delle problematiche da un punto di vista economico. Pentacoli. Qui le situazioni possono essere tante, per esempio potrebbe trattarsi appunto il caso di una coppia che ha ricevuto per esempio dei doni o dei prestiti da parte di familiari, per esempio lui ha, diciamo, ricevuto dei prestiti dal papà della compagna, vi faccio un esempio. Di conseguenza, comunicare a quest'uomo: io non amo più tua figlia, e forse non l'ho mai amata, di conseguenza voglio lasciarla. Ecco, in questo caso questa persona, quest'uomo, teme che appunto il suocero possa in qualche modo vendicarsi
chiedendogli per esempio la restituzione immediata del denaro che gli ha prestato. È un esempio. In realtà ci sono molte situazioni che io conosco sia personalmente ma anche appunto di clienti che vivono queste condizioni. Cioè, per esempio, hanno ricevuto un'eredità da alcuni parenti della moglie o del marito e di conseguenza un divorzio andrebbe a creare degli scossoni importanti per quanto riguarda proprio la divisione dell'eredità. Di conseguenza ci possono essere delle problematiche che riguardano proprio la famiglia di queste due persone, o di entrambe o di una in particolare, e ovviamente non la prenderebbero per niente bene la notizia della separazione o dell'allontanamento di queste due persone. Qui ci sono di mezzo i soldi. Questa è proprio una stesa che mi inizia in un determinato modo e penso che vada avanti anche allo stesso modo a questo punto, eh? Quindi ci sono dei parenti ostili alla separazione e loro temono di comunicarlo, proprio perché ne temono il giudizio, vendette, dispetti, eccessivi litigi. Quindi una sorta di rivoluzione familiare, e questa cosa non la vogliono fare. Inoltre, nel caso in cui lui e la moglie, lui e la compagna abbiano dei figli, temono di far soffrire i propri figli. E questo chiaramente è un elemento di grande dolore. Di conseguenza, come vi dicevo con l'otto di coppe, c'è tanta amarezza, c'è tanta tristezza. Ecco perché ad oggi il 4 di spade, perché stanno cercando di capire, anche se secondo me c'è poco da capire qui. Vediamo lui che cosa vorrebbe, cosa ha nel cuore lui. Il re di spade, allora, lui vorrebbe chiedere aiuto. Il re di spade ovviamente in questo caso non è il soggetto della stesa, che solitamente è appunto il re di coppe e il re di bastoni. In questo caso il re di spade è una terza persona che potrebbe appunto venire in aiuto di questa situazione. Per esempio un legale, perché solitamente il re di spade, come tutti i personaggi di spade, indossano una divisa. Quindi potrebbe essere appunto un legale, un avvocato, un divorzista, comunque qualcuno che li aiuti a risolvere brillantemente la situazione in maniera giusta e leale, dando a ciascuno quello che ovviamente si merita. Perché il re di spade è un uomo comunque leale, che agisce seguendo delle regole, che agisce seguendo appunto la legge. Di conseguenza è una persona che potrebbe in qualche modo aiutarli, ad esempio, a risolvere quelle problematiche economico-finanziarie di cui vi ho parlato poco fa. Quindi è una persona che potrebbe in qualche modo, diciamo, anche risarcire chi debba essere risarcito, per esempio, come nell'esempio di prima, appunto nel caso in cui qualcuno abbia fatto un prestito a qualcun altro, o nel caso ci sia per esempio una situazione di eredità, o anche semplicemente una divisione di beni immobili, o anche appunto di denaro liquido. Quindi questa persona sta pensando di rivolgersi proprio a questa persona, a un re di spade, probabilmente qualcuno che lui conosce e sa che è appunto una persona di cui si può fidare, perché vi ripeto, una persona giusta e leale, perché in questo caso appunto non mi viene in accezione negativa, bensì appunto è una persona a cui lui sta pensando in maniera benevola. Quindi è una persona che potrebbe veramente aiutarlo. È una persona già grande di età, a livello anagrafico solitamente i re hanno dai 40-45 anni in su, quindi anche una persona saggia e di grande esperienza. Potrebbe essere un amico, potrebbe essere un collega, nel caso per esempio il vostro uomo sia un avvocato, potrebbe essere tranquillamente un collega, ok?
Oppure potrebbe però anche essere un medico, perché comunque indossa una divisa, il camice. E vi avevo detto che qui uno dei due, spero non entrambi, sta vivendo un momento di grande difficoltà psicofisica, quindi potrebbe volersi rivolgere a un medico, però in questo caso a un vero e proprio luminare che possa risolvere questo problema, perché questa persona lo vede come un problema grave di cui in qualche modo si sta preoccupando, perché va a bloccare appunto la sua progettualità futura di lasciare la compagna e di rifarsi una vita altrove. Allora, questo è però il monito degli arcani, ossia cosa lui dovrebbe fare, ma che invece non fa. Vediamo un po'. Allora, è il paggio di bastoni. Allora, innanzitutto dovrebbe accelerare un po' i tempi e soprattutto dovrebbe invece iniziare a parlare, cosa che invece lui teme di fare, con l'otto di bastoni in accezione negativa. Cioè, lui dovrebbe iniziare a dire, comunicare a chiare lettere, in maniera assertiva, in maniera sentita, ciò che lui pensa, ciò che lui vuole fare, ciò che lui prova e ciò che lui non prova più. Il paggio di bastoni rappresenta proprio la comunicazione libera, fluente, quasi anche a volte un po' impulsiva, un po' ingenua, sulla scorta di un desiderio, parliamo di bastoni. Quindi, in maniera, vi ripeto, anche forse un po' avventata, ma che può servire per finalmente mettere un punto definitivo a questa situazione. Perché questa persona pensa, ma questo pensare chiaramente non lo fa agire. Qui c'è troppo pensiero, troppa programmazione, ma poca azione. Quindi le carte in realtà gli stanno consigliando in qualche modo di occuparsi di una comunicazione che sia più chiara, più sincera, più leale e onesta, perché i paggi rappresentano appunto generalmente degli individui molto giovani, dei bambini. Di conseguenza si portano dietro il significato proprio di lealtà, di onestà, quella anche spensieratezza che hanno spesso i bambini nell'esprimersi, perché questo potrebbe evidentemente porre fine a qualsiasi dubbio e incertezza. Questa persona deve iniziare ad aprire la sua bella boccuccia. Però, come vi dicevo poco fa, il paggio di bastoni rappresenta anche generalmente degli individui piccoli, quindi potrebbe essere un figlio, nel caso in cui ovviamente queste due persone abbiano un figlio. Ecco, viene consigliato a quest'uomo di occuparsi di gestire meglio, in caso di separazione, il rapporto con questo bambino, che generalmente è piccolo. Perché evidentemente queste due persone potrebbero avere un figlio problematico che potrebbe ostacolare la loro separazione. Di conseguenza viene consigliato a quest'uomo di prestare molta attenzione al rapporto che lui ha con questo bambino, con questo figlio. Perché potrebbe essere un'arma a doppio taglio che in qualche modo potrebbe utilizzare eventualmente la compagna ufficiale, la moglie. C'è un figlio, potrebbe esserci un figlio, che ne risentirebbe molto della separazione dei genitori, quindi dovrebbe imparare, molto probabilmente, a dare meno importanza all'aspetto materiale ed economico, che invece abbiamo visto per lui e anche per lei è fondamentale, e guardare molto di più alla realtà dei fatti, quindi dare più importanza ai sentimenti e parlare in maniera molto più chiara, onesta e leale, e occuparsi del proprio figlio. Allora, questa è la posizione professionale, quindi l'aspetto professionale finanziario di questa coppia. La giustizia. Allora, questa persona potrebbe aver iniziato un nuovo lavoro, potrebbe aver firmato un nuovo contratto di lavoro, scusate, come al solito urto la telecamera, potrebbe aver appunto
iniziato un nuovo lavoro, iniziato una nuova attività, oppure potrebbe averci pensato. La giustizia rappresenta proprio l'inizio di una nuova progettualità. Ma un qualcosa di scritto, vi ripeto, un contratto, qualcosa di legale, non sulla parola, qualcosa di importante, la giustizia, qualcosa di remunerativamente parlando piuttosto interessante. Quindi l'ambito professionale di questa persona non è del tutto negativo, eh? Anzi, con la carta della giustizia abbiamo proprio un riprendere in mano la propria professionalità, a seconda poi chiaramente del lavoro che svolge quest'uomo, per poterne fare qualcosa di più. Cioè, per esempio, una persona che da dipendente vuole mettersi in proprio, è un esempio. O è una persona che ha chiuso un contratto di lavoro per aprirne un altro, magari per avere proprio quelle spalle coperte che per lui sono ovviamente così fondamentali. Per esempio, può aver iniziato un nuovo lavoro che gli garantisca uno stipendio maggiore. Quindi c'è l'inizio di un qualcosa di importante. La giustizia a tempi lunghi, quindi potrebbe essere un contratto a tempo indeterminato o una progettualità che prevede appunto un termine molto in là nel tempo. Per esempio potrebbe essere un architetto piuttosto che un ingegnere impegnato per esempio in qualche costruzione, ma a lungo termine, nella realizzazione di opere, per esempio murarie piuttosto che cittadine, piuttosto che autostradali. Quindi potrebbe occuparsi comunque di progettualità, di grandi progetti, anche molto importanti, anche altisonanti, che potrebbero comunque avere un termine molto lungo. Quindi questo garantisce entrate per un lungo periodo. Quindi ha avuto sicuramente delle ottime notizie questa persona. Vi ripeto, o sta chiudendo un contratto e ne sta prendendo un altro, oppure sta pensando a migliorare la propria professionalità, impegnandosi, vi dicevo appunto, in altre forme di progettazione, di realizzazione. Quindi sta cercando e ha trovato, a mio avviso, già nel presente una situazione decisamente migliore, che lo vada a ripagare, giustizia, di tutto ciò che lui sino ad ora ha perso. Perché evidentemente questa persona è stata anche un po' truffata. La carta della giustizia ci parla anche di questo. Per ingenuità, per magari mancanza di conoscenza, questa persona ha sicuramente subito degli inganni e ora è come se il destino un po' gli stesse restituendo il karma. Vediamo appunto però questa benedetta famiglia di cui hanno così tanto timore. Allora, il 3 di bastoni. In realtà non è che qui non si sono accorti di nulla, perché evidentemente loro non ne parlano, però insomma. Allora, quella è la posizione dell'ambiente prettamente familiare, quindi non di amici, colleghi, eccetera, o conoscenti, i familiari veri e propri, quindi per esempio genitori dell'uno o dell'altro, di entrambi, piuttosto che fratelli, piuttosto che sorelle, ok? Il 3 di bastone è una carta di attesa, cioè si sono accorti che c'è qualcosa che sta arrivando di nuovo. Quindi si sono accorti che qualcosa sta cambiando, che probabilmente, parliamo di un 3 di bastoni, può essersi inserito un terzo elemento nel loro rapporto e stanno aspettando per vedere che cosa succederà, come andrà avanti la cosa. Perché la carta del 3 di bastoni, come tutti gli arcani minori,
hanno il loro corrispettivo negli arcani maggiori, così anche il 3 di bastoni ce l'ha nell'imperatrice, che generalmente appunto è gravida. Di conseguenza i familiari hanno capito che c'è qualcosa di nuovo che bolle in pentola, cioè una novità c'è. Ora bisogna solo cercare di capire se questa novità porterà alla chiusura del loro rapporto o eventualmente un momento di stand by che in qualche modo si possa superare. Questo è quello che pensano loro, eh? Cioè non stanno vedendo la cosa in maniera del tutto negativa, perché è un 3 di bastoni, non è un 3 di spade, però comunque è una carta di attesa un po' preoccupata. Cioè sono un po' impazienti nel cercare di capire come questa storia poi potrebbe proseguire, perché hanno capito che c'è qualcosa che non va. Vi ripeto che c'è un terzo elemento che ha un po' creato disequilibrio nella coppia. È una carta di grado 3 che si inserisce nella dualità appunto delle carte di grado 2 che rappresentano la coppia. Ok, quindi anche se loro stanno cercando di evitare in pubblica piazza di raccontare ai familiari le loro problematiche, qui qualcuno se n'è accorto. Potrebbe però anche essere che uno dei due si sia confidato, perché è un 3 di bastoni. I bastoni rappresentano anche la comunicazione, quindi per esempio lui può essersi confidato con un fratello, con una sorella, o lei potrebbe averlo fatto, perché qui c'è qualcuno che a mio avviso sa e che guarda lontano, cioè che ha capito che c'è una nuova progettualità sentimentale che potrebbe prendere piede e corpo. Allora, questa è la posizione della linea futura, cioè che cosa potrebbe accadere tra queste due persone, tra il vostro lui e la compagna ufficiale, nel caso in cui appunto lui non intervenga più di tanto nella situazione e quindi non attui i consigli del paggio di bastoni. Vediamo un po'. Allora, il 4 di pentacoli. Allora, nel caso in cui lui non sveltisca la situazione, nel caso in cui lui non decida di parlare apertamente alla compagna di cosa vuole effettivamente farne del loro rapporto, qui abbiamo una carta di stabilità, cioè di permanere, 4 di pentacoli, in una condizione che, seppur non piacevole, perché le carte di grado 4 rappresentano comunque una stabilità che annoia, è comunque una persona che non vuole assolutamente rovinare il proprio benessere economico. Di nuovo una carta di pentacoli. Guardate questo sovrano, quanto in qualche modo sta guardando gli ori contenuti, le monete d'oro contenute dentro questo forziere. Le guarda in maniera quasi morbosa, ossessiva, però non appare come un uomo dal volto sereno, perché rappresenta appunto l'ossessione per il denaro. Il 4 di denari rappresenta per eccellenza l'avarizia. Ragazze, io ve l'ho detto dall'inizio con questo 7 di pentacoli, ve l'ho detto anche con questo 10 di pentacoli, questa è una stesa assolutamente focalizzata sul denaro. Quindi ve lo ribadisco, o questa persona è di un segno di terra, lui magari anche la compagna, quindi può essere Vergine, Capricorno, Toro, oppure ce l'ha nell'ascendente, oppure veramente ha un tema natale ricchissimo di questi segni nei pianeti principali. Per esempio potrebbe essere un Capricorno con la Venere in Toro, ok? Oppure per esempio con Mercurio in Vergine. Quindi è una persona obiettivamente estremamente legata al denaro. È una persona che ragiona tanto, che ragiona troppo e che per denaro veramente farebbe di tutto. Quindi è una persona che nel momento in cui continui ad occuparsi solo ed esclusivamente dell'aspetto finanziario e ben poco dei sentimenti e magari anche ben poco del proprio stesso figlio nel caso in cui ce l'abbia, è una persona che comunque preferisce continuare a rimanere
in quella condizione. Quindi ufficialmente impegnato a questa donna, perché comunque lui non ha nessuna intenzione di rinunciare, almeno per adesso ovviamente, a quello che è il suo benessere. Lui guarda avanti, cioè pensa, programma, progetta, però agisce molto molto poco. E vi ripeto, è una persona che basa qualsiasi forma di ragionamento sul denaro. È una persona estremamente avida, è una persona estremamente avara, non è neanche una persona assolutamente generosa. Quindi vive pensando unicamente al suo denaro. Così lui, ma anche lei. E quindi nel momento in cui lui non vada a dire chiaramente, a chiare lettere, che non vuole più questa donna, lei non ci pensa nemmeno nel allontanarsi da lui. E quindi nell'immediato futuro, ragazze, quindi si sta parlando di qualche giorno, qualche settimana, queste persone non metteranno fine ufficialmente al loro rapporto, anche se sanno che il loro rapporto è finito. Lo dicevo, con questo 8 di coppe e questo 4 di spade. Questa è la classica, proprio classica, da manuale stesa, dei separati in casa, cioè di persone che probabilmente anche in qualche modo hanno capito che il partner non li vuole più, non li ama più, e che la cosa è reciproca, ma non riescono a mettere un punto finale. Ve lo dicevo all'inizio, queste persone molto probabilmente stanno ancora insieme, anche se il loro rapporto è in stand-by, ma perché queste persone obiettivamente temono il giudizio degli altri e temono in qualche modo di dover mettere mano al proprio portafoglio. Hanno un'avidità da rabbrividire, queste due persone. Vediamo se in qualche modo il karma può dare una mano a questi due. 5 di pentacoli, allora direi proprio di no, perché è una carta negativa. Il 5 di pentacoli tra l'altro rappresenta appunto anche la povertà, cioè queste due persone in effetti nel momento in cui si dovessero trovare a dividersi ufficialmente, quindi a divorziare ufficialmente a livello proprio legale, potrebbero effettivamente incorrere in conflitti economici non indifferenti. Le carte di grado 5 rappresentano infatti generalmente i conflitti, quindi queste due persone potrebbero trovarsi di fronte ad una guerra per denaro. Parliamo di pentacoli. È veramente una stesa che mi lascia perplessa, perché in effetti nel caso in cui abbiano dei figli, evidentemente è l'ultima delle loro preoccupazioni, e questa è veramente una cosa molto triste. Ed inoltre è appunto una stesa che ci parla di due persone che a tutti i costi vogliono mantenere intatto il proprio patrimonio, perché potrebbero veramente arrivare a delle lotte intestine incredibili. Quindi molto probabilmente ecco perché temono in qualche modo di raccontare la verità ai parenti, perché sanno che molto probabilmente qui veramente si scatenerebbe una faida familiare non indifferente. Inoltre, vi ripeto, il 5 di pentacoli è una carta che riguarda la povertà, quindi potrebbero effettivamente incorrere in problematiche da un punto di vista economico-finanziario. Quindi, nonostante evidentemente lui abbia questa giustizia da un punto di vista professionale, evidentemente, ecco perché lui sta cercando l'aiuto di un legale, la situazione non è così semplice. Perché ci potrebbero essere molte bocche che potrebbero in qualche modo mettere appunto parola sulla loro situazione. Quindi potrebbe essere veramente una famiglia o comunque una coppia che deve qualcosa a qualcuno, magari a dei familiari, oppure che hanno degli appartamenti in comproprietà, per esempio, con i familiari, per esempio, di lui o di lei. Di conseguenza una separazione potrebbe causare delle problematiche
non indifferenti, anche proprio in termini, vi ripeto, di litigi. Ecco infatti questo 10 di pentacoli in accezione negativa. Quindi evidentemente questa coppia si è formata, ve lo dicevo dall'inizio, con questo 7 di pentacoli, portandosi però dietro anche proprio tutto il codazzo di familiari, o di lui o di lei o addirittura di entrambi, e questa cosa sicuramente è un ostacolo non indifferente. Questa cosa chiaramente potrebbe, vi ripeto, causare delle grosse problematiche proprio in sede legale. Quindi molto probabilmente lui, consapevole di quello a cui potrebbe andare incontro, ecco che appunto si ferma, perché è una persona che vuole contrapporre al rischio della povertà, 5 di pentacoli, invece il mantenere una condizione di benessere. Guardate come si aggrappa al suo denaro e come teme la perdita di questo denaro, ma perché sa che obiettivamente in qualche modo ci potrebbe essere proprio il rischio di ingenti perdite e di non indifferenti appunto beghe familiari. Vediamo però a questo punto l'ultima carta che rappresenta la soluzione finale, quindi il destino, il karma, comunque, quindi il futuro, vi ripeto ragazzi, prossimo, quindi prossimi giorni, prossime settimane, al massimo qualche mesetto, il rapporto, come andrà a finire appunto il rapporto tra lui e questa donna, come proseguirà tra lui e la moglie. In questo caso abbiamo il 7 di coppe, no? Qui la scelta c'è. Allora, il 7 di coppe rappresenta appunto la carta della scelta per eccellenza, alleluia. Allora, siamo arrivati finalmente, evidentemente, al di là di tutto questo temporeggiamento, ad una scelta. Ora, questa scelta potrebbe farla sia lei che anche lui, quindi la decisione potrebbe essere presa o da entrambi in comune accordo, oppure potrebbe in qualche modo essere per esempio presa da uno dei due, comunicata, però sinceramente è un 7 di coppe, quindi senza infamia e senza lode, cioè momentaneamente ragazzi, non mi sembra comunque una situazione che includa in qualche modo delle litigate pazzesche come quelle che aveva preventivato comunque lui. Il 7 di coppe rappresenta appunto la scelta tra ovviamente uno o più percorsi, percorsi che riguardano le coppe, quindi i sentimenti. Quindi questa persona andrà finalmente a decidere che cosa fare della sua vita sentimentale, perché evidentemente, ve lo dicevo all'inizio, con questo 4 di spade questa persona comunque al di là di tutto è stanca. Quindi avrà delle idee sicuramente molto più chiare e sicuramente capirà che finalmente lui ha di fronte a sé due strade, quindi o stare con voi oppure rimanere con la compagna, oppure appunto lasciare la compagna, magari non mettersi insieme subito a voi, però comunque in qualche modo, se non altro, vivere una vita da single. Quindi tutti gli ostacoli che lui preventivava in qualche modo vengono superati grazie anche a delle notizie positive, insperate, quasi dei sogni che in realtà possono andare ad avverarsi. Quindi è sicuramente una carta al 7 di coppe che ci riporta quale arcano maggiore, la carta del carro. Cioè lui sarà in grado, proprio come il principe del carro, di governare la situazione e di ponderare senza andare fuori strada. Quindi è una persona che riuscirà comunque a portare a piena realizzazione quelle che sono proprio le sue scelte di vita. Cioè questa persona ha capito e finalmente capirà, o lui, vi ripeto, ma magari anche lei, oppure entrambi, che il loro rapporto è arrivato ad un punto di svolta. Ve lo dicevo all'inizio con questo 8 di coppe e questo 4 di spade. È una carta molto bella, ragazzi, 7 di coppe, perché rappresenta proprio una decisione relativa proprio al campo degli affetti. Quindi potrebbe esserci anche un incontro chiarificatore tra lui e lei. Vi ho detto che con questo 4 di spade è una coppia che potrebbe essere in stand-by, magari appunto uno dei due non dorme più sotto lo stesso tetto. Comunque, in qualche modo, questa persona
sicuramente parlerà con questa donna, cioè ci saranno degli sviluppi. È una carta che rappresenta proprio un essere pienamente attivi in riferimento al proprio destino. Cioè, se questa persona sino ad ora ha avuto un atteggiamento, vi ripeto, molto passivo, attendista, proprio per paura in qualche modo di decidere e per paura delle conseguenze, soprattutto, anzi direi unicamente da un punto di vista economico, questa persona evidentemente da un punto di vista sentimentale non ce la farà più. E quindi finalmente si arriverà alla soluzione dei problemi. Quindi queste due persone finalmente decideranno che cosa farne della loro storia. Quindi ci sarà, vi ripeto, una presa di posizione, una dichiarazione, un dirselo, uno spiegarsi finalmente a parole, ovviamente cercando di lasciare spazio questa volta ai sentimenti. Quindi evidentemente l'avere un atteggiamento troppo razionale e riflessivo su questioni di cuore non porta mai a nulla obiettivamente di duraturo, perché sino ad ora abbiamo visto che questa coppia è rimasta assieme legata da una mera progettualità economico-finanziaria, ve l'ho detto già dall'inizio con questo sette di pentacoli. Quindi questa persona finalmente rifletterà, ma non sarà più solo una riflessione campata per aria, bensì sarà una riflessione costruttiva che lo porteranno finalmente ad una decisione finale. E vi dirò anche di più, questa persona finalmente rifletterà mantenendo ben saldi i piedi per terra, quindi evidentemente riuscirà probabilmente a farsi aiutare anche da questo re di spade, riuscirà quindi a risolvere tutte le problematiche, tutto ciò che in qualche modo lo preoccupava, perché il sette di coppe rappresenta appunto anche le conquiste, e quindi potrà dedicarsi interamente ad una scelta d'amore. Nel caso in cui questa persona vi abbia fatto delle promesse, le promesse non saranno vane, quindi manterrà le promesse che ha fatto a voi. Il sette di coppe è una carta appunto che ci parla di tempi tra l'altro non lunghissimi, proprio perché le carte di coppe rappresentano giorni e settimane, quindi affronterà questo discorso con la compagna ufficiale, quindi non ci sarà più questo silenzio che c'era inizialmente, e finalmente decideranno che cosa farne del loro rapporto. Ma vi ripeto, finalmente qui c'è una presa di posizione, vi ripeto, è la carta delle scelte, ok? Una scelta che però ovviamente avrà riscontri pratici, cioè non è soltanto un dirsi ok, non voglio più questa donna, ne voglio un'altra. No, il sette di coppe parla proprio non solo di questo, ma anche di un agire in virtù di questo. Quindi inizierà ad agire in modo da risolvere la sua condizione sentimentale, che evidentemente diventerà urgente. Ovviamente questo sette di coppe avrà anche un risvolto su di voi, chiaramente, che mi venivate invece con questo sette di spade, perché sicuramente è l'amore che avrà la meglio sulle difficoltà, e di conseguenza il sette di coppe ci può parlare anche di un amore non del tutto libero, come appunto il vostro, che comunque sarà felice. Ok? Sempre rimanendo nell'ambito del discorso appunto di una relazione appunto extraconiugale, quindi nascosta, quella che lui ha con voi, attenzione perché il sette di coppe potrebbe anche rappresentare proprio la scoperta della relazione, quindi una relazione extraconiugale che viene alla luce. In questo momento è chiaro che si possa pensare immediatamente che sia lui a raccontare la verità a lei, proprio perché appunto rappresenta un uomo che finalmente agirà con chiarezza. Però è anche vero che potrebbe scoprirlo lei. Di conseguenza sappiate che anche questa è una possibilità nel vostro futuro, ok? Le carte di grado 7 rappresentano anche e soprattutto ovviamente le carte di coppe, le comunicazioni.
Quindi potrebbe arrivare proprio una telefonata molto importante, dove per esempio questa persona vi racconterà che cosa finalmente ha scelto o ha deciso di fare. Quindi potrebbe esserci anche un incontro che questa persona vi potrebbe appunto proporre, ma in virtù proprio di un racconto, per raccontarvi che cosa fino ad ora è accaduto. In realtà questa persona affronterà un momento di maggior chiarezza, voi direte finalmente, sicuramente sì, e tutte le domande avranno una risposta. Quindi sicuramente diventerà anche molto più tranquilla con voi questa persona, cioè nel caso in cui voi lo abbiate appunto visto anche più lontano, lo abbiate sentito anche più scostante anche nei vostri confronti, ve lo dicevo all'inizio con questo 4 di spade, sappiate che obiettivamente questa persona ad oggi lo è per queste motivazioni, ma che sicuramente nell'immediato futuro questa persona in realtà vi darà le risposte che voi meritate. E di conseguenza anche i vostri castelli non sono dei castelli in aria, cioè che lui prenda finalmente una decisione e che decida che cosa farne della sua vita. Quindi una persona che agirà in coscienza, ma dopo evidentemente questo momento di pausa che vi dicevo con il 4 di spade. Ve lo dicevo proprio all'inizio che stanno cercando di capire come fare, come organizzare la loro vita per capire obiettivamente se appunto andare avanti o meno nella loro storia. Di conseguenza vi posso assicurare che questa persona non fuggirà più dalle sue responsabilità, anzi è una persona che agirà in maniera assolutamente pratica, matura e concreta, cosa che obiettivamente abbiamo visto appunto ad oggi quest'uomo assolutamente non è stato assolutamente in grado di essere. Allora, la stesa termina qui. Come avete visto, siamo riusciti a dare, diciamo, una scorsa importante a questo rapporto tra l'uomo che state frequentando e la sua compagna ufficiale, e abbiamo anche dato una certa occhiata comunque al loro futuro. Un futuro che finalmente prevede una reale presa di posizione che sino ad ora quest'uomo appunto non è stato in grado di prendere. Di conseguenza aspettatevi, vi ripeto, con questo 7 di coppe delle notizie importanti, delle novità importanti che arriveranno in riferimento al loro rapporto. Di conseguenza non dovete temere che questa situazione permanga ancora per molto tempo in stand-by, perché finalmente questa persona deciderà che cosa farne appunto del suo rapporto e del suo matrimonio, o comunque con la compagna ufficiale finalmente prenderà appunto la giusta decisione. E questo, vi ripeto, sicuramente aiuterà anche voi. Voi avrete notizia di questa sua scelta, di questa sua decisione, e finalmente poi potrete gestire liberamente anche la vostra vita sentimentale. Di conseguenza, ragazze, mi raccomando, forza, tenete duro, perché qui finalmente la scelta c'è e finalmente arriva.